poiché avverrà come di un uomo il quale, partendo per un viaggio, chiamò i suoi servitori e affidò loro i suoi beni. E all'uno ebbe a dare 5 talenti, a un altro 2 e a un altro 1, a ciascuno secondo la sua capacità. E partì. Subito colui che aveva ricevuto i 5 talenti andò a farli fruttare e ne guadagnò altri 5. Parimenti quello dei 2 ne guadagnò altri 2. Ma colui che ne aveva ricevuto 1 andò e, fatta una buca in terra, lì vi nascose il denaro. Dopo molto tempo, ecco il padrone di quei servitori a fare i conti con loro. E colui che aveva ricevuto i 5 talenti venne e presentò altri 5 talenti, dicendo: «Signore, tu m'affidasti 5 talenti. Ecco, io ne ho guadagnati altri 5». E il suo padrone gli disse: «Va bene, buono e fedel servitore. Sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi, presentatosi anche quello dei 2 talenti, disse: «Signore, tu m'affidasti 2 talenti. Ecco, ne ho guadagnati altri 2». E il suo padrone gli disse: «Va bene, mio buono e fedel servitore. Tu sei stato fedele in poca cosa. Ti costituirò sopra molte cose. Entra nella gioia del tuo Signore». Poi, accostatosi anche quello che aveva ricevuto 1 talento solo, disse: «Signore, io sapevo che tu sei uomo duro, che mieti dove non hai seminato e raccogli dove non hai sparso. Ebbi paura e andai a nascondere il tuo talento sotterra. Eccoti qui il tuo». E il suo padrone, rispondendo, gli disse: «Servo malvagio e infingardo, tu sapevi che io mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Dovevi dunque portare il mio denaro dai banchieri e al mio ritorno avrei ritirato il mio con interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a colui che ha i 10 talenti, poiché a chiunque ha sarà dato ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. E quel servitore disutile, gettatelo nelle tenebre di fuori. Ivi sarà il pianto e lo stridor dei denti».